Altra partita stregata per il Bitonto, con la Paganese che resta imbattuta in campionato e un errore sesquipedale del giovane portiere senegalese a spaccare il match. Ma è il gioco dei nero-verdi tutto che non convince. Per mister Valeriano Loseto, Guardia Paliander, Lobianizze Baluardo arretrato, con Gianfredo e Tangorre, Clemente a Campora in mezzo, a frangere le incursioni altrui a Crertrame, Stasi Stantuffo irresistibile a sinistra e Figlioli e Tedesco bellicosi davanti. Il collega Govino le indovina tutte, con De Feo sentinella di Pinestro, Coquen guastatore nel mezzo, Orefice e Mancino a svariare in attacco. Le canoniche fasi di studio durano un quarto d'ora, poi ricamo bitontino sulla sinistra, Tedesco entra in area e spara, piede salvifico di Pinestro, siluro di Clemente, alto. Minuto 21, da fallo laterale stacco di Figliolia fuori misura. Al 22esimo folgore di Coquen dal limite, vola e respinge Diamé. Allo scadere uscita fantasiosa di Diamé che comunque sbroglia una situazione che si stava facendo intricata. L'intervallo incredibilmente rammollisce Leoncelli e dopo pochi secondi voragine difensiva dei padroni di casa. Orefice aggira pure Diamé e manca il bersaglio grosso. Qualche istante Diamè plana sui piedi di Porzio e sventa un'altra occasione azzurro stellata. Stassi duetta con Grumo all'ottavo e però calcia flebile. Il momento cruciale è il 24esimo, cross rasoterra da sinistra di Mancino e colpo di tacco chirurgico di Diamè che manda il cuoio nel sacco ed è vantaggio campano. Dopo la mezza a Campora in becca Tedesco ma Pinestro in uscita coraggiosa sventa. Subito dopo il mediano Fulvo vede rosso e lascia i suoi in 10. Ad un sospiro dal triplice fischio di Matina di Palermo, Faiello dai 20 metri centra la rete, però quella di protezione. Al quarto di recupero manicomio in area Paganese, ma il direttore di gara resta purtroppo afono. La compagine leonina rimane così impegolata in zona playout. I napoletani si avvicinano alla vetta pieni di giusto entusiasmo.